Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mario Kart Tour. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Mario Kart Tour qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi. Giustamente questa prima gara che sono andato a fare, devo dire che non è andata benissimo, però il trofeo Yoshi l'abbiamo completato ugualmente, anche se non sono riuscito a fare completo. Bonus del giorno, 100 monetine per noi. Grazie, grazie, gentilissimi. Ok, andiamo a vedere che cosa combiniamo oggi. Allora, intanto stavo facendo un'esplorazione del negozio per vedere che cosa ci fosse, anche per capire bene a cosa servissero queste monete. E qui ci fa vedere anche che esiste una corsa all'oro che serve appunto per fare più monete possibili. Però si paga gemme, quindi monete per due, corsa all'oro. Non la vado a fare oggi, sicuramente la faremo. Se volete che la faccio in video anche direttamente stasera, magari verso le 6 ve lo porto, ditemelo qua sotto nei commenti che vi faccio un video extra magari. Andiamo avanti, non sono sicuro oggi di starci perché comunque è sabato e il sabato sera, sapete, usciamo fuori a cena. Qua sotto vediamo anche i prezzi delle gemme che non sono così bassi come sembrano, sinceramente. E direi di proseguire ed andare direttamente a vedere il nostro trofeo. Non Yoshi, ma quello dopo. Perché dobbiamo andare a fare quello dopo nuovo. Trofeo Koopa. Vai col Koopa, perché giustamente ce l'ha regalato col trofeo precedente. Allora, la prima gara la faccio malissimo, vado proprio a sbattere in tutti i modi. La seconda la faccio bene, però abbiamo qualche punto di meno. Andiamo a vedere come è andata. Giustamente ho preso tutti gli oggetti che danno il bonus maggiore. Giustamente non è detto che siano i migliori. 150 cc di cattiveria. E Morduchino parte. Ok, molti di voi mi hanno detto che sono bot. Effettivamente potrebbe essere anche così, che magari sono solo i nomi in classifica delle persone che hanno giocato precedentemente. Bisogna vedere, non lo sappiamo ancora, anche perché non hanno dato altre notizie nuove sopra al Twitter. Ok, sono partito già lento, quindi cominciamo male. Anche perché queste partite le faccio la mattina ragazzi, quindi la prima sicuramente viene sempre male, perché mi sono appena svegliato, quindi è stortissimo. Vai, si parte. Ok, quello è andato a finire nell'acqua, io ho fatto la stessa finaccia, però giustamente col turbo riusciamo a recuperare la situazione. Molti mi hanno detto togli il turbo Morduk, ma sinceramente mi piace più giocare alla vecchia maniera. Mamma mia, guardate che figata sta tecnica. Poi sono andato a sbattere miseramente. Potrebbe essere anche stato l'abbinamento dei personaggi, sinceramente, a darmi problemi. Vai, proseguiamo. Anche perché su questa mappa le sgommate non funzionavano benissimo, cioè non davano subito il power up. Ok. Anche perché erano poche le curve effettive che mi facevano fare i power up. Vai. Però la fortuna è che con Koopa avevamo la possibilità di prendere più oggetti. Avevamo il bonus in questa mappa. Ok, 40 punti in più. Power up, anche perché non conoscevo proprio questa mappa, la prima volta, invece quella che ci sarà dopo già l'ho vista una volta, quindi so come funziona. Bam, botta di cattiveria a quel povero Bowser. E andiamo a dritto, eravamo pure i primi, cioè, qua ho sbagliato raga, qua ho sbagliato tantissimo, mi sono allargato. Se non mi allargavo rimanevo pure primo probabilmente, qua ho sbagliato perché giustamente non conoscendo la mappa ho fatto la cavolata. Quello è passato nel coso, mi hanno colpito male alla fine e mi hanno lasciato quinto in pratica. Allora, guarda sto Bowser maledetto là davanti. Mi sarebbe piaciuto recuperarlo. Vado a finire nell'acqua pensando di prendere power up, però mi rallenta anche a me. Vai. Ecco, avevamo frenesia alla grande, quindi stavo tirando i cosi a tutti. Però alla fine sono andato dritto, non so neanche io perché. Probabilmente ho sbagliato proprio la manovra. Ok, mi hanno dato un colpo dietro e nulla. Quinto addirittura. Che schifio. Quindi prima partita quinti, però 3244 punti, quindi riusciamo comunque a fare le 4 stelline invece che 5. Quindi diciamo siamo sull'ok, ma non siamo sul completato, peccato. Ah, poi dopo lo rifarò anche off camera ragazzi, li completerò tutti così andiamo più avanti con i punteggi. Vai così, 3252, infatti per un bel po', per quasi 600 e rotti punti, non ho presa la quinta. E questa era la prima gara. La seconda invece mi è andata molto meglio sinceramente, perché come al solito mi riscaldo subito. E siamo andati a fare Veduta di New York. Su Veduta di New York abbiamo preso giustamente sempre i migliori che danno bonus maggiori, anche se non ce l'avevo alla grande. Però va bene, ci accontentiamo dei bonus che ci abbiamo. Anche questo, non avere gli oggetti che danno i bonus vi fanno ridurre la quantità di punti, quindi arrivare primo, secondo e terzo non significa niente se non riuscite a fare punti bonus aggiuntivi. Ok, andiamo a vedere la veduta di New York. Punti principali 840 di partenza. Accelerazione, perché a 3 mi avete detto appunto che l'accelerazione parte. Anzi a 2 era, scusate, tenendo premuto a 2. Ok, qua sono partito primo e di cattiveria, la gente tutta dietro. E qua la pista, conoscendola già abbastanza bene, mi sono trovato benissimo anche a fare le derapate. Ho dato poche botte, ho preso la velocità giusta, non mi sono fatto recuperare da quelli dietro.
Ho preso anche diverse monetine, stranamente. Infatti non mi capacito del punteggio basso. Probabilmente è soltanto per colpa dei bonus del personaggio. Oppure che non ho preso dei punti come quel salto là che sarebbe stato comodo. Ok, si va. Prendiamo tante monetine. Le sgommate perfette. Sinceramente la mappa è molto pulita. E anche molto corta però. Quindi permette di fare pochi punti aggiuntivi. A meno che non fate proprio wow i bonus della vita. Ok. Qua ho lisciato una banana alla grande. Ho fatto una sgommata precisa. Due banane. Ok, qua l'ho lanciata per levarmela. C'era la banana là davanti. Quindi qualcuno mi ha rallentato. Questa non sapevo che faceva. L'ho cliccata solo per capire cosa faceva. Tanto non mi arrivano dietro. Però l'ho lasciati talmente alla base all'inizio che praticamente... qua sedamo e non ci si vedono più. Primo in classifica, sicuri al 100%. Dai. Moretina, mi tirano il fulminetto. Devo stare attento alla banana. La liscio, mamma mia, del pelo. E vado al traguardo. Primo in classifica, la grande. 3752 punti. E poi prendo la banana. Che bello, Koopa. Ci piace il Koopa. Ok, vediamo un po'. Morduk primo, tanti punti esperienza, però non siamo riusciti a prendere dei punteggi seri. Potenziamento sia per Koopa che per l'Aliante. E proseguiamo, vediamo un po' quanti punti abbiamo fatto. 3.764 totali, era 3.009 per arrivare alla quinta. Quindi a 140 di distanza, pochissimo, per arrivare alla quinta megastella. Ok, avanti. Di cattiveria, andiamo a fare le altre due gare. Dai, abbiamo Monte Roccioso e ci fa salire di classifica, quindi siamo sedicesimi in classifica nella Lega 1. Sono molto scarso, lo ammetto, però piano piano saliremo. Ok, andiamo avanti. Ho visto pure che mi avete dato i codici amici, me li mettete qua sotto nei commenti il vostro codice amico che provo ad aggiungervi. Voglio vedere anche se si può fare qualcosa. Ok, andiamo a fare quest'altra gara insieme, sempre 150 cc. Monte Roccioso R3DS. E si parte diretti. Ok, potenziamenti turbo, super piano, 852 di base. Il nostro Koopa si tira dritto, via. Vediamo un po' questa mappa, io non la conosco, è nuova. Infatti me la sono fatta molto al sicuro e molto dritta. Specialmente sti jump. Mi sono mosso quasi di niente con il joystick. Vai così. 9.38, senza problemi, senza indugi. Ok, questa curva l'ho fatta un po' troppo stretta. Ma guardate, c'è la baby che vola col palloncino. Quella fa un sacco di punti così. Ok, siamo quarti per adesso. Quindi ancora un po' bassina. Piano piano recuperiamo. Vediamo come fare. E un po' cosa ci dà. Ok, banane che adesso non ci servono più di tanto, ma le piazziamo per dopo. Ah, gliel'ho tirata in faccia, poraccio. Aia, questa è cattiveria però, eh. Questa è cattiveria. Mi hanno rimpicciolito nel momento sbagliato durante il jump. Però tutti piccoli, quindi nessun problema effettivo. Oh, ecco, queste gallerie me le ricordavo abbastanza bene, quindi le ho fatte anche, diciamo, decentemente. Ok. Bananina. Aia. Guarda che maledetto. Ok. Bello quel giampino, prima o poi lo devo fare pure io, perché mi sa che dà un sacco di punti. Primo traguardo, quarto in classifica, quindi bassino. Dai che andiamo avanti a dritto. Bam, recuperiamo tutti e sorpassiamo l'animale. Vai con i jump. Ok, salti turbo a non finire. Per accelerare una bella botta e boom a quello dietro. Perché è andato a sbattere la nostra bellissima tartaruga. Ok, siamo secondi. Un jump, volevo superare sto tizio a tutti i costi per arrivare primo. Oppela, vediamo un po' cosa ci dà. Monetine e accelerazione che la usa in salto. Facciamo combo. E vai, 7 combo, ottimo. Guardalo, gli ho dato una botta maledetto. Levati di mezzo. Guarda sto... boh. Andiamo avanti. Preso. Prima posizione per me. Adesso devo solo mantenerla. Che manca poco. Vai. Le belle banane per terra. Proprio sul ponte. Passaci. Eccolo qua che ci è passato. Die. Dacci sto punto. E primo in classifica con la terza gara. Quindi GG. Non so se questa l'ho fatta completa. Penso di sì comunque. Ora vediamo. Ok. Il nostro Koopa felicissimo. Primi in classifica e saliamo anche di livello. Livello 4. E prendiamo 5 rubini per essere saliti di livello. Ottimo, ottimo, così. Andiamo a dritto. Potenziamenti alla grande per tutto quello che ci abbiamo. Vai. E prendiamoci questi 4.243. Che sicuramente, no, per pochissimo. Sempre per 200 non faccio la quinta stella. No, che cattiveria. Però 10 monetine, che sono buone. Ok, si va avanti. Andiamoci a prendere grande corsa. Oh, risaliamo in classifica.
Primi, classifica migliorata, Lega 1. Va. E possiamo prendere i premi quindi a fine stagione qua. Gemme, oh, soldini e tanta altra roba. Buono, buono, buono. Andiamo a continuare le nostre gare, raga. Ultima, questa è l'ultima. Grande corsa, che non ho letto il nome, com'era? Usa gli oggetti per eliminare i nemici da lontano e punta al primo posto, ma dai. Molto facile come bonus questo, questo mi piace già. Ok. Mamma mia. Il power up che ci fa diventare giganteschi. Schiacciamo la gente. Ok. Si va dritto, senza problemi. Giustamente questa mappa è come quella di prima. Io sbaglio ancora a prendere la cosa esterna. Guardate, lo prendo. Mamma mia, neanche a occhi chiusi o via o così. Pazzesco. Ok, là c'è un granchietto. Eliminiamo l'altro Koopa, no? Andiamo a dritto. Volevo prendere il doppio salto, invece l'ho presa storta. Non so perché ho fatto sta cavolata, però per fortuna c'avevo il power up per correre più veloce. Che ho recuperato anche il ritardo che avevo generato da solo. Stavolta evito l'acqua perché comincio a imparare la mappa. Ok, un boom, qualcuno ha preso la mia cosa. Mi hanno rimpicciolito, però riesco a volare via. Bello, piccolino col planato. Ok, ti va dritto. Monedine, frenesia delle monedine. Mamma mia, i sordi. Mamma mia, le monedine. Fermete. Ciao Mario, ciao, primo in classifica. Anche qui, tranquillamente, abbiamo fatto tutta la gara Koopa. Giustamente con ok e non completo. Qua l'abbiamo fatta fino a 150 cc, quindi bam, 3 megastelle in più. Anche perché si servono per sbloccare alcune modalità dopo e alcuni premi. Ok, trofeo Koopa portato a casa anche se con gli ok, devo ammetterlo. Al massimo poi me lo rifaccio off camera e mi rifaccio tutti io. Ok, ancora 10 giorni, regali tour, ritira i regali, dai, Ok, 100 monete, buone, la Cabrio Koopa, ottimo. E ho visto anche altri due premi, però non l'ho visto se me l'ha dati o come me l'ha dati. Va bene, raga, questa era la puntata di oggi, spero vi sia piaciuta. Abbiamo fatto anche il trofeo Koopa con un pochino più di difficoltà, ma l'abbiamo fatto ugualmente. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Mario Kart Tour qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.